Case che vengono giù come castelli di carta, auto e ruspe spazzate via come gusci di noce. È uno scenario d'apocalisse, quello disegnato dalle alluvioni nella provincia cinese del Sichuan. Tra le più colpite la città di Zhongxing, dove, secondo le prime stime, una quarantina di persone avrebbe perso la vita sotto una frana. Le piogge torrenziali che da giorni si abbattono sull'intera regione hanno già provocato l'esondazione di diversi fiumi. I soccorritori parlano di almeno 11 famiglie sepolte dalle macerie e oltre 200 evacuati nella sola Zhongxing, ma i dispersi si contano numerosi anche altrove.